Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video in cui appunto vi andrò a parlare dell'Iran. In questo video, come vedete dal titolo, parleremo di più località appunto in Iran che appunto ho voluto racchiudere in un unico video per parlare una sola volta di quella che è l'antica Persia, quindi della storia antica che troviamo in Iran. La prima destinazione conosciutissima, almeno sui libri di storia, è Persepolis, che è un'antica città che sorge su una vasta piattaforma alta 12 metri e vasta circa 13 ettari. Si tratta per l'appunto di uno dei siti assolutamente più importanti del mondo antico ed è per l'appunto la capitale cerimoniale dei re Achemenidi, progettata probabilmente intorno al 515 a.C. Però appunto è molto molto famosa, tant'è che ci sono delle immagini anche sui vari libri di storia. Per quanto io non amassi la storia, mi ricordo di alcune immagini appunto prese da Persepolis. Quindi direi che, bando alle ciance, vi lascio comunque sia a tutta una serie di clip che ho realizzato appunto in questa vasta area in cui sorge appunto questa antica città persiana. Seconda località appunto legata all'antica Persia è Naqsh-e Rostam. Spero di averlo letto bene, nel caso perdonatemi, uscirà comunque scritto da qualche parte. Si tratta per l'appunto di un'antica necropoli costituita da quattro tombe di re Achemenidi scavate nella roccia e un pochino, ma molto molto leggermente, ricordano anche Petra che si trova in Giordania. Nell'area si trovano poi, oltre a queste quattro tombe, anche sette bassorilievi che però sono successivi alle tombe perché sono opera dei Sassanidi. Inoltre, nell'area antistante alle tombe, si trova un antico tempio del fuoco zoroastriano. Terza e ultima località si tratta di Pasargade, in cui per l'appunto noi abbiamo visitato soltanto quello che è il monumento più famoso, ovvero il mausoleo di Ciro il Grande. Appunto questo sito è patrimonio UNESCO dal 2004. Ci sarebbe anche altro da visitare, appunto, però noi ci siamo concentrati appunto su questo mausoleo. Tutte queste tre destinazioni, queste tre località sono nei dintorni di Shiraz, che sarà oggetto del prossimo video, quindi non lasciatevelo scappare. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale perché ne arriveranno ovviamente altri, sia dalla Persia, dall'Iran, che da altre località successivamente, appunto.
A breve avrò un piccolo viaggio e se volete seguirmi in diretta nei miei viaggi, non mi resta che aprire la descrizione e cliccare sui link dei miei social, appunto, per seguirmi passo passo in quello che combino nella mia vita, appunto, praticamente in diretta. Vi ricordo inoltre che se avete qualche domanda legata all'Iran non dovete far altro che lasciarmela in un commento qui sotto. Sto cercando per l'appunto in questa serie di video di raccogliere le principali, quelle più gettonate o quelle un pochino più curiose forse, per appunto farne un video in cui appunto rispondo a tutte le vostre domande. Detto questo, io vi saluto e vi dico have a nice life.